Le cose migliori e più belle di questo mondo non possono essere viste e nemmeno ascoltate, ma devono essere sentite col cuore. La vita è una sfida avventurosa, oppure non è nulla. Quando una porta si chiude, se ne apre un'altra. Ma spesso guardiamo così tanto con rammarico alla porta chiusa che non ci accorgiamo di quella che si è aperta per noi. Poniti come obiettivo quello di essere felice. Tu e la tua gioia formerete un esercito invincibile contro le difficoltà. Nessun pessimista ha mai scoperto i segreti delle stelle, o navigato verso terre sconosciute, o aperto nuove porte allo spirito umano. Sebbene il mondo sia pieno di sofferenza, è anche pieno di vittorie sulla stessa. Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli alla luce. Possiamo fare qualsiasi cosa desideriamo se vi insistiamo abbastanza a lungo. La morte non è altro che passare da una stanza all'altra, con una differenza, però. Nell'altra stanza potrò finalmente vedere. Non si può mai acconsentire a strisciare quando si sente un impulso a salire. Tieni il viso rivolto al sole e non vedrai mai le ombre. Io miro a compiere azioni grandi e nobili, ma è mio compito principale compiere piccole azioni come se fossero grandi e nobili. La tolleranza è il più grande dono della mente. Essa richiede al cervello lo stesso sforzo necessario per stare in equilibrio su una bicicletta. Non piegare mai la testa, tienila alta, guarda il mondo dritto negli occhi. La scienza può aver trovato la cura per molti mali, ma non ha trovato rimedio per il peggiore di tutti, l'apatia degli esseri umani. Il risultato più elevato dell'istruzione è la tolleranza. La tolleranza è il principio primo della comunità. È lo spirito che conserva il meglio del pensiero dell'uomo. La gente non ama pensare. Se uno pensa, deve poi giungere a delle conclusioni. Le conclusioni non sempre sono piacevoli. È incredibile quanto tempo passino le brave persone a combattere il diavolo. Se spendessero la stessa quantità di energia per amare i loro simili, il diavolo morirebbe di noia. Anziché confrontare la nostra condizione con quella di coloro che sono più fortunati di noi, dovremmo confrontarla con quella della grande maggioranza dell'umanità. E allora ci renderemmo conto che noi siamo tra i privilegiati. Tenere il nostro viso rivolto ai cambiamenti e comportarsi come spiriti liberi in presenza del fato è forza invincibile. Dio è in me come il sole è nel colore e nella fragranza di un fiore. Muoio dalla voglia di fare qualcosa di grande e di nobile, ma è un mio preciso dovere svolgere i piccoli compiti che mi sono stati assegnati come se fossero grandi e nobili. Il tuo successo e la felicità giacciono dentro di te. Le condizioni esterne sono gli incidenti della vita, i suoi ornamenti esterni. Finché puoi addolcire il dolore di un altro, la vita non è vana. I cani Akita hanno tutte le qualità che mi attirano: gentilezza, socievolezza e lealtà. La sola cosa peggiore di non avere la vista è di non avere visione. Da molto tempo mi sono convinta che i vedenti vedono molto poco.
La cecità separa le persone dalle cose. La sordità separa le persone dalle persone. C'è bellezza in ogni cosa, anche nel silenzio e nell'oscurità. Ho pianto perché non avevo scarpe finché non ho incontrato un uomo che non aveva piedi. Ogni cosa ha le sue meraviglie, anche l'oscurità e il silenzio, e io imparo, in qualunque condizione mi possa trovare, ad esserne contenta. La letteratura è la mia utopia. Qui non sono discriminata. Nessuna barriera dei sensi mi priva dei dolci e graziosi discorsi dei miei amici libri. Loro mi parlano senza imbarazzo, né difficoltà. Credo nell'immortalità dell'anima perché dentro di me ho desideri immortali.